Papà entrò in camera di Giovanni dopo cena. Cos'è successo Simone oggi a scuola? È caduto dalle scale e si è rotto un braccio. La mattina, infatti, a scuola, Simone era ruzzolato per le scale. Guarda, ha le scarpe legate. È stato di certo Tonio, è lui che fa danni. E allora cosa mi dici di ciò che è successo? Io non ne so nulla, in quel momento scambiavo le figurine. Domani ti porterò al mare e ti racconterò la storia del tuo boom. Ma non è ancora il mio compleanno, andare al mare è un regalo anticipato. Papà e Giovanni, la mattina dopo, presero il gippone e si avviarono verso il porto, attraversando il traffico infernale di Palermo. Forza papà, corri! Voglio arrivare presto al mare! Non essere impaziente, ora facciamo una sosta! Via Castrofilippo. Papà e Giovanni parcheggiarono il gippone. Qui abitava Giovanni Falcone, il protagonista della storia che ti voglio raccontare. Ma non dovevi parlarmi di Boom? Per arrivare a Boom bisogna partire dalla storia di Falcone. Quando Giovanni Falcone nacque, in casa c'erano le sue sorelline Maria e Anna. Guarda mamma, Giovanni ha i pugni stretti e non piange. Mamma, mamma, dalla finestra è entrata una colomba bianca. La colomba è simbolo di pace e la pace bisogna difenderla con forza, come farà Giovanni. La famiglia di Giovanni Falcone era assai importante. Papà Arturo, dottore. Mamma Luisa, donna molto severa, legata al dovere, religiosissima. Lo zio Salvatore, bersagliere della prima guerra mondiale, morto sul carcere a 18 anni. Lo zio Giovanni, capitano d'aviazione, morto a 24 anni in un duello in cielo. A Falcone piacevano i racconti di quei parenti eroici e voleva essere come loro. Da bambino, a Sferracavallo, mentre giocava in giardino, cadde e si ferì, ma non urlò e non pianse. Anche io sono un eroe. Papà e Giovanni salirono di nuovo sul gippone. Seconda sosta, Piazza Sett'Angeli, convito nazionale, la scuola di Falcone. Qui Giovanni difendeva i più piccoli dagli insulti dei più grandi. Ehi piccolo, cene nel tuo caso significa cretino nazionale. Lascialo in pace, non vedi? È più piccolo di te. Dopo il liceo, il giovane Falcone scelse la strada dell'Accademia Navale e fu a Livorno sull'Amerigo Vespucci. Fu un lavoro duro, pieno di regole. Ma a Falcone non piaceva la carriera militare e tornò a Palermo, anche su insistenza della famiglia. Frequentò l'università di legge per diventare avvocato o giudice. Voglio difendere quelli che subiscono ingiustizie e punire chi ne commette. Finalmente papà e Giovanni arrivarono sulla spiaggia di Mondello. Vedi quegli scogli laggiù? Falcone aveva lì una bella villa. A lui piaceva nuotare quando terminava il suo lavoro di giudice. I primi interventi da magistrato lo videro sull'isola di Favignana, carcere di massima sicurezza. Qui un terrorista detto Lucertolone, per il tatuaggio sul viso, lo assalì. Ti sgozzo se non accetti le mie richieste. Falcone restò immobile, tranquillo, come da piccola a Sferracavallo. Alla fine, di fronte a tanta fermezza, Lucertolone si arrese.
Sul molo di Trapani, la moglie Rita e gli amici accolsero Falcone, dopo la brutta avventura sull'isola. Finalmente a casa! Sei salvo, ho temuto per te! Proprio a Trapani, Giovanni incontrò per la prima volta il nemico che avrebbe combattuto per tutta la vita. Un mostro feroce, spietato, perché enorme senza volto. Un mostro? Te lo spiego con un esempio. La tua classe è una piccola città, dove la maestra e il preside hanno il compito di far rispettare la legge. Chiaro? Chiaro, comincio a capire. Ma se tutti hanno paura del coltellino di Tonio e subiscono, pian piano in quella classe esisteranno due leggi, quella giusta della maestra e del preside. L'unica che dovrebbe valere è quella di Tonio, il legale, la legge del più forte. Avrai già sentito la parola mafia. È una parola molto antica, apparve per la prima volta in un vocabolario del 1868. La mafia è la miseria, è la legge del prepotente. Il mafioso si crede importante grazie alla sua forza, invece è una bestia, è come un animale. In Sicilia è successo proprio così. Accanto alla legge giusta, pian piano, tra la gente, si è affermata quell'altra legge, basata sulla violenza. Anzi, spesso le due leggi si confondono, perché ci sono poliziotti e sindaci che stanno dalla parte della mafia. Un mafioso può essere vestito da salumiere, da imbianchino o magari da carabiniere. Falcone vede da vicino questa realtà per la prima volta a Trapani. Si tratta di un certo Don Mariano, un capo mafioso accusato di delitti terribili. È un signore distinto, vestito bene e gentile. Le molteplici prove non bastano a far condannare il mafioso assolto, ma quel fatto servì a Falcone per far capire contro quale razza di mostro avrebbe dovuto combattere. Sai come si chiama la corona di foglie del carciofo? Cosca. O gruppo di mafiosi. Quando Falcone tornò a lavorare a Palermo, ogni quartiere era una cosca di mafiosi che imponeva la sua legge. Come si entra in una famiglia? Devi essere parente? Con una cerimonia, l'aspirante mafioso viene portato davanti ad un anziano della famiglia e a due testimoni. Nel giuramento non si parla mai di mafia, ma di cosa? Cosa nostra. L'altro nome della mafia. Uno dei testimoni punge un dito nello mafioso con una spina di lancia amara e versa una goccia di sangue su un'immagine sacra che viene bruciata. Le mie carni debbano bruciare come questo santino se non manterrò fede al giuramento. Il vecchio mafioso poi spiega come è organizzata Cosa Nostra, la mafia. Capo, vice capo, consiglieri, giù fino ai picciotti. La mafia ha un vocabolario tutto suo, così come ha leggi e regole tutte sue. È un mondo a parte, invisibile, ma presente dappertutto. Il mostro che Falcone sta per combattere è spietato, anche quando le cosche si fanno guerra tra loro. Come la sparizione di Giuseppe, un ragazzino che aveva molto andare a cavallo. Aveva la sola colpa di essere figlio di Santino, il capo di una cosca mafiosa. È stato fatto sparire nell'acido. Oppure è il mare che inghiotte e fa sparire i corpi. I mafiosi mettono un piedistallo di cemento, come un calciatore del subbuteo, alla persona che hanno ucciso e la buttano in mare. Il fondo del mare è come un campo di subbuteo, un campo di uomini uccisi. Al tribunale di Palermo, Falcone incontra Rocco, che prende a calci anche i pistoleri. E non si lascia raggiungere dai tentacoli della mafia. Thank you.
Nel suo ufficio, Rocca incarica Falcone di catturare Michele e Rosario. Due importanti foglie del carciofo. Nell'ufficio di Falcone arrivano tanti messaggi e minacce che gli suggeriscono di non indagare. Tanto è inutile, la mafia non si può sconfiggere. I mafiosi mettono un'autobomba e uccidono Rocco e altri innocenti. Falcone è costretto a prendere la scorta perché è minacciato di morte. La guerra tra gli uomini di Falcone e la mafia è come una partita di calcio, con attacchi e difese. Falcone si sposa in gran segreto in comune con Francesca. Pochissimi presenti. Falcone conosce Don Masino, un mafioso pentito che lo aiuterà nelle indagini. In seguito alle rivelazioni di Don Masino viene organizzata una maxi retata. Falcone riesce a preparare un gigantesco fascicolo sulla mafia. 650.000 pagine. Vedi? Questo è il Palazzo di Giustizia di Palermo. Quegli scivoli sono stati costruiti durante la Grande Guerra contro il Mostro, quando questo palazzo è diventato una specie di fortino blindato. Il fortino di Falcone e della sua squadra? Nell'11 febbraio 1986, in questo palazzo si apre il maxi processo a Cosa Nostra. È stata preparata un'aula apposta, blindata, contro gli attentati. Qui entrano tutti gli uomini d'onore, che sono stati arrestati dalla squadra di Falcone. Sono 210 e si accomodano in 30 gabbie blindate. Devono essere processati, i giudici diranno se sono colpevoli o innocenti. Dopo 22 mesi di processo e 36 giorni per decidere da parte dei giudici la sentenza, vengono tutti dichiarati colpevoli. Dopo questa sentenza, i giornali annunciano a tutto il mondo che Palermo ha trovato finalmente il coraggio di combattere e sconfiggere il mostro. Per la prima volta Palermo può sperare di vivere con una legge sola, una legge giusta che vale per tutti. Grande Falcone! Molto meglio di un supereroe americano che può sparare ragnatele dai polsi, volare, respingere proiettili, poi togliersi la maschera e poi fare una vita normale. Il mostro è ridotto male, ma la mafia prepara la sua vendetta, che non è fatta solo di bombe, ma anche di calunnie, accuse anonime, sospetti. Le parole possono ferire più dei proiettili. Una signora, vicina di casa di Falcone, scrive una lettera al giornale in Sicilia, lamentandosi del baccano che fanno ogni giorno l'elicottero e le macchine della scorta. Ogni giorno questo baccano! Non se ne può più! Le critiche non gli arrivano solo dai vicini di casa o da sconosciuti, ma anche da suoi amici e colleghi. Alcuni criticano la squadra di Falcone dicendo che poteva fare di più. È come dire che Giovanni sta dalla parte del mostro. Capisci? Falcone ci rimase malissimo. Ti credo, è brutto quanto un amico ti tradisce. Nel giugno del 1989 Falcone è nella sua villa Mondello. Un SUV arriva fino agli scogli e lascia una borsa con 57 candelotti di dinamite che dovevano esplodere con un comando a distanza. Per fortuna un'azienda del servizio di sicurezza si accorge di quella borsa e sventa l'attentato.
Dopo l'attentato, Falcone pensa di lasciare Palermo per Roma, lavorerà al Ministero di Grazia e Giustizia, aiuterà chi dovrà fare le leggi contro la mafia. A Roma Falcone trascorre un periodo di grande serenità, anche se sa benissimo che il mostro prima o poi verrà a cercarlo. Una mattina, mentre esce dal ministero, riconosce nel bar di fronte una faccia conosciuta. Cosa ci fa a Roma un killer della mafia? Si chiede Falcone. Vieni, andiamo verso Punta Raisi. Il polipone allunga i suoi tentacoli fino a Roma. E Falcone è convinto che per combattere la mafia si deve costruire una grande macchina da guerra. La chiamata Super Procura. Come una macchina da guerra? Come un grande carro armato? No, può studiare quello che si deve fare per aiutare i magistrati a fare inchieste nelle banche. A convincere gli uomini d'onore a pentirsi e collaborare. Insomma, una grande squadra pronta a combattere la mafia. I successi ottenuti da Falcone fecero temere ai grandi della mafia di perdere il loro potere. Totò, il re del carciofo, ha deciso che a Palermo, in Sicilia, deve valere solo la legge del mostro. Vuole fare la guerra allo Stato, così nasce l'attentatuni. Uomini scelti studiano come sistemare la dinamite. Scoprono un conicolo sotto la strada. E uno, dall'alto della collina vicina, schiaccerà il pulsante del radiocomando e la dinamite esploderà. Misero tanto esplosivo da tirar giù una montagna, 5 quintali di tritolo. La terra che stava sotto aveva coperto l'asfalto che stava sopra. Quel giorno sembrava scoppiata la guerra. I loro corpi bruciavano come pezzi di legno bruciati in un camino. Quando stavi per nascere, ero l'uomo più felice del mondo, ma nel giorno più brutto per Palermo, che aveva perso il suo uomo migliore. Per lottare contro la mafia, Falcone aveva rinunciato ad avere un figlio. Per questo, papà, io mi chiamo Giovanni? Sì, per questo ti chiami Giovanni. Durante la cerimonia nella chiesa di San Domenico, una donna dagli occhi piangenti si rivolse ai mafiosi e disse tra i singhiozzi: «So che siete anche qui dentro, io vi offro il mio perdono, ma voi inginocchiatevi e cambiate!» Questo è l'albero di Falcone, coperto da biglietti di carta colorati, scritti con la penna o con i pennarelli. Se così tanta gente lasciava fiori e parole sul suo albero, voleva dire che Giovanni aveva fatto qualcosa di grande. Questo è uno dei tanti biglietti. Ti hanno chiuso gli occhi per sempre, ma tu li hai spalancati a noi palermitani. Una volta anch'io davo da mangiare al mostro. Arrivava nel mio negozio l'ultimo venerdì di ogni mese e diceva: «Sono venuta a ritirare quella bambola. Un giorno ho detto, qui non si vendono più bambole». Qualche tempo dopo, gli uomini del carciofo diedero fuoco al negozio di giocattoli. «Si salvò soltanto il tuo boom, ecco perché ha le zampine nere». Giovanni camminò fino alla casa della sorella di Falcone, con dei fiori in mano. Chi è? Sono Giovanni, sono nato il 23 maggio 1992. Vieni, ti racconto qualcosa. I nostri genitori ci hanno trasmesso un grande senso del dovere e della patria. Erano un po' all'americana. Giovanni, infatti, aveva tanti amici in America. Sai che hanno fatto costruire una statua da mettere nell'accademia? Dove studi con i poliziotti? La signora Maria prese il libretto e lo porse a Giovanni. Tienilo, è tuo, è il mio regalo per il tuo compleanno. Si intitola L'albero Falcone.
È vero che ti chiamano nelle scuole? Sì, io vado nelle scuole perché il mostro si può combattere fin da piccoli. Il giorno dopo, Giovanni a scuola affrontò Tony. I soldi d'ora in poi me li terrò io, qui non si vendono più bambole. E Tonio tirò un gran destro nell'occhio di Giovanni. Giovanni, Simone e Tonio la maestra finirono tutti dal preside. Così venne fuori la storia dei soldi rubati e Tonio fu sospeso. Il preside ricevette la visita violenta dei fratelli di Tonio. E quelli vennero rinchiusi nel carcere minorile di Malaspina a Palermo. Simone, non mi è più antipatico, adesso siamo veri amici. Adesso andiamo a Mondello insieme, in bicicletta. Abbiamo fatto anche il nostro giuramento. Possono bruciare le nostre carni come questo calciatore. Io ho messo l'album Panini in una cartella di plastica trasparente e l'ho legato all'albero Falcone. Quando trovo una figurina che mi manca, vado in via Notal Bartolo. Se un giorno riuscirò a finirlo, sarà merito di Giovanni Falcone. Lo considero come un vecchio parente. Mi immagino che sia seduto da qualche parte a guardarmi e cerco di essere all'altezza della sua lezione. Sarò anche un coniglio, ma intanto ho liberato la mia classe dai tentacoli del polipone e so che Giovanni è fiero di me. Denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata. Cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa. Prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato, se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di
dire, ti giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di riflessione.